tutti conoscono la festa di Halloween, ma non tutti conoscono le sue vere origini. Molti italiani pensano che sia un'americanata, una sorta di carnevale macabro nato negli Stati Uniti per chissà quale arcano motivo. Quanti di voi, anno dopo anno, sentono frasi come «Halloween è la festa del diavolo», «Non si dovrebbe festeggiare, non fa parte della nostra cultura»? Beh, bisogna proprio cominciare col dire che Halloween in realtà fa parte come delle nostre tradizioni, proprio perché ha origine in Europa, non in America, in Irlanda per la precisione. Anche se poi, nel XIX secolo, la festa è stata importata negli Stati Uniti, dove col tempo ha assunto le forme macabre e commerciali con cui è divenuta nota. Ma con l'adorazione del diavolo non ha nulla a che vedere. La parola Halloween è nata in Scozia all'incirca nel 1600 e rappresenta una variante scozzese del nome completo All Hallows Eve, che tradotto vuol dire Vigilia di tutti i santi, dove Hallow è la parola arcaica inglese che significa santo e Eve significa vigilia. Ma indicava i defunti e più in generale gli spiriti ultraterreni che popolavano le leggende, che per loro erano sacri. Facendo ricerche approfondite su Halloween, si può notare che mentre alcuni studiosi hanno rintracciato le sue origini nella festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi, o nella festa dei morti chiamata Parentalia, Halloween viene più tipicamente collegata alla festa celtica di Samhain. Il nome della festività deriva dall'antico irlandese e dovrebbe significare fine dell'estate. Secondo il calendario celtico in uso 2000 anni fa tra i popoli dell'Inghilterra, dell'Irlanda e della Francia settentrionale, l'anno nuovo cominciava la notte del 31 ottobre. Infatti la festa di Samhain viene anche tipicamente chiamata Capodanno celtico. Oggi dei Celti sappiamo ben poco. Esistono pochi documenti scritti perché per loro l'uso della scrittura per tramandare il sapere era ritenuto un gesto immorale e peccaminoso, in quanto era compito dei druidi, ovvero i sacerdoti, e preferivano diffondere oralmente la conoscenza della natura e di tutto ciò che la riguardava. Nonostante ciò, il popolo celtico e la sua cultura hanno rivestito un ruolo così importante nella storia da arrivare fino a noi. I Celti erano prevalentemente un popolo di pastori, a differenza di altre culture europee. I ritmi della loro vita erano dunque scanditi dai tempi che l'allevamento del bestiame imponeva. Alla fine della stagione estiva, i pastori riportavano a valle le loro greggi, per prepararsi all'arrivo dell'inverno e all'inizio del nuovo anno, che per l'appunto non cominciava l'1 gennaio come per noi oggi, ma l'1 novembre, quando terminava ufficialmente la stagione calda e iniziava quella delle tenebre e del freddo, il tempo in cui ci si chiudeva in casa per molti mesi, riparandosi dal gelo, costruendo arnesi e trascorrendo le serate a raccontarsi storie e leggende. Il passaggio dall'estate all'inverno e dal vecchio al nuovo anno veniva celebrato con lunghi festeggiamenti. I frutti dei campi in quel periodo erano assicurati, il bestiame era stato ben nutrito dall'aria fresca e le scorte per l'inverno erano state preparate. La comunità quindi poteva riposarsi e ringraziare gli dei per la loro generosità. Ciò avveniva tramite i rituali di Samhain, che servivano ad esorcizzare l'arrivo dell'inverno e dei suoi pericoli, unendo e rafforzando la comunità grazie a un rito di passaggio che propiziasse la benevolenza delle divinità. Si conosce poco dei rituali dell'antico Samhain, dato che fu cristianizzato dalla Chiesa, così come molte altre festività pagane. La morte era il tema principale della festa, in sintonia con ciò che stava avvenendo in natura. Durante la stagione invernale, la vita sembrava tacere, mentre in realtà si rinnova sottoterra, dove tra l'altro tradizionalmente riposano i morti. Da qui è comprensibile l'accostamento dei festeggiamenti al culto dei morti. I Celti credevano che alla vigilia di ogni anno nuovo, cioè il 31 ottobre, il velo che divide il mondo dei vivi da quello dei morti fosse sottile e che gli spiriti dei morti potessero temporaneamente tornare sulla terra a vagare indisturbati, provocando in questo modo il dissolvimento temporaneo delle leggi del tempo e dello spazio e facendo sì che l'aldilà si fondesse con il mondo dei vivi. Durante la notte del 31 ottobre si tenevano dei raduni nei boschi e sulle colline per la cerimonia dell'accensione del fuoco sacro e venivano effettuati sacrifici animali. I Celti credevano che durante quella notte, oltre agli spiriti buoni, potessero arrivare anche quelli malintenzionati. Così, durante i riti, indossavano pelli di animali e maschere mostruose, con lo scopo di spaventare gli spiriti e tenerli lontani dai villaggi.
Per far questo avevano anche un altro rito, svuotare una grande rapa per poi illuminarla dall'interno con le braci del fuoco sacro e inciderla con il volto di un demone a protezione della propria casa. Le espressioni terrificanti, secondo loro, avrebbero scacciato gli spiriti. Dopo questi riti, i Celti festeggiavano per 3 giorni. In Irlanda si diffuse l'usanza di lasciare cibo e latte fuori dalla porta per le anime dei defunti, che avrebbero fatto visita ai propri familiari, affinché potessero rifocillarsi e decidessero di non fare scherzi ai viventi. E questa pratica richiama proprio l'usanza di dolcetto scherzetto, anche se alcuni dicono che provenga dal Medioevo e dalla pratica tardomedievale dell'elemosina, quando la gente povera andava di porta in porta ogni santi e riceveva cibo in cambio di preghiere per i defunti. Questa usanza nacque in Irlanda e in Gran Bretagna, sebbene pratiche simili per le anime dei morti si rinvengano anche in Sud Italia. I festeggiamenti di Samhain erano profondamente collegati ai ritmi delle società agricole. Si ringraziava la madre terra per i frutti del raccolto e si esorcizzava la paura della buia e fredda stagione invernale, identificata con la morte. Attraverso le conquiste romane, cristiani e celti vennero a contatto. L'evangelizzazione delle isole britanniche portò con sé un nuovo concetto della vita, molto distante da quello celtico. E durante tale periodo la Chiesa tentò di sradicare i culti pagani, ma non sempre vi riuscì. Halloween non fu completamente cancellata, ma fu in qualche modo cristianizzata. Il 13 maggio del 609 d.C., in occasione della consacrazione del Pantheon alla Vergine Maria, fu celebrata per la prima volta la festa di Ogni Santi. Successivamente Papa Gregorio III stabilì che la festa di Ogni Santi fosse celebrata non più il 13 maggio, bensì il 1 novembre, come avveniva già da tempo in Francia. Nell'840 venne ufficialmente estesa a tutta la Chiesa, con un decreto emesso da Papa Gregorio IV che la fece diventare una festa di precetto. Fanno eccezione i cristiani ortodossi, che coerentemente con le prime celebrazioni, ancora oggi festeggiano Ogni Santi in primavera, la domenica successiva alla Pentecoste. Tuttavia, l'influenza del culto di Samhain non fu sradicata. E nel X secolo, infatti, la Chiesa aggiunse una festa nuova, il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Molti nel tempo hanno tentato di demonizzare questa festa, affermando che Samhain fosse il dio celtico dei morti e Halloween la sua festa. A partire dalla metà del XIX secolo, l'Irlanda fu investita da una terribile carestia, ancora oggi ricordata con grande partecipazione. Molti decisero di abbandonare l'isola e di tentare fortuna negli Stati Uniti, dove crearono una forte comunità, all'interno della quale vennero mantenute vive le tradizioni e i costumi della loro patria. Tra queste c'era anche la festa di Halloween, che in quell'ambiente così lontano dall'Europa e dalla Chiesa si evolse per conto proprio. Gli immigrati in America non trovarono rape da intagliare, ma solo una grande quantità di zucche. Ecco perché ancora oggi si intagliano proprio le zucche. Ben presto questa usanza si diffuse in tutto il popolo americano, diventando quasi una festa nazionale, perdendo però tutti i significati di origine e i rituali, e diventando più che altro un'occasione per divertirsi. Col tempo prese il sopravvento l'aspetto più esoterico e sinistro. Si riteneva che nella notte sarebbero tornate le anime dei morti e la festa dell'autunno divenne il festival dei fantasmi e delle streghe. Gli Stati Uniti, più recentemente, grazie al cinema, hanno esportato in tutto il mondo i festeggiamenti di Halloween, contagiando anche quella parte dell'Europa che ne era rimasta estranea. E il cinema, insieme ai racconti horror su Halloween, hanno contribuito a creare un'immagine di questa festa che non ha nulla a che vedere con ciò che era in origine. L'usanza di intagliare la zucca è legata anche alla famosa leggenda di Jack O'Lantern. Esistono parecchie varianti di questa storia, ma la più diffusa è quella che proviene dall'Irlanda. La leggenda narra le vicende di un uomo irlandese, Stingy Jack, un fabbro astuto, avaro e ubriacone, che una sera incontrò il diavolo in una taverna. A causa del suo stato d'ebbrezza, la sua anima era quasi nelle mani del demonio, ma astutamente Jack gli chiese di trasformarsi in una moneta, promettendogli la sua anima in cambio di un'ultima bevuta. Il diavolo accettò, e non appena diventò una moneta, Jack lo mise rapidamente nella sua tasca, accanto a una croce d'argento, in modo che non potesse più uscire. Per farsi liberare, il diavolo gli promise che per i prossimi 10 anni non si sarebbe preso la sua anima, e Jack lo lasciò andare. 10 anni dopo, il diavolo tornò, e questa volta Jack,
Gli chiese di raccogliere una mela da un albero prima di prendersi la sua anima, ma al fine di impedire che il diavolo discendesse dal ramo, incise una croce sul tronco. E ancora una volta il diavolo rimase intrappolato. Ma dopo un lungo battibecco giunsero a un compromesso. In cambio della libertà, Jack chiedeva che gli fosse risparmiata la dannazione eterna. Il diavolo accettò e Jack continuò a vivere la sua vita, commettendo parecchi peccati. Quando morì, il paradiso lo rifiutò. Così si presentò all'inferno, dove incontrò di nuovo il diavolo, che lo cacciò, ricordandogli il patto, ben felice di lasciarlo vagare come un'anima tormentata. Vedendo che era freddo e buio, il diavolo gli lanciò un tizzone ardente, che Jack mise all'interno di una rapa che aveva con sé. Da quel momento cominciò a vagare senza tregua, come un'anima tormentata, alla ricerca di un luogo in cui riposare. Da allora, Jack è rappresentato con una zucca, su cui viene intagliata una faccia, con lo scopo di tenere lontano il suo fantasma. In generale, nel mondo cristiano e non solo, c'è chi ritiene che Halloween sia una festa per celebrare Satana. Inutile ribadire che non è così, benché rimanga impossibile prevedere il comportamento dei singoli individui e il modo in cui scelgono di festeggiarla. Se pensiamo alle radici di questa festa e al suo sviluppo nella storia, possiamo tranquillamente dedurre che la venerazione di forze occulte non c'entri nulla. Halloween non è la festa del male. Semmai dovremmo dire che nell'immaginario collettivo, in parte, ha assunto questa connotazione, a causa dell'incontro con l'ignoto, in particolare con il mondo dell'aldilà, che da sempre incuta a tutti un certo timore.